Due cappelli allora oggi, due cappelli. Vai, te. Una destra e una sinistra. Una destra e una sinistra, uno avanti e uno dietro, non va bene. Guarda che no, bello. Sì, no. Vai che no, si no. Fa la no, fa schifo. Ok, basta. Allora, oggi si gioca a Piggy. Cico ha comprato un Piggy anche lui perché fino ad ora era privo. Facciamo play tutti qua, anche Mario ha comprato un Piggy, vai, perché vai, Mario play. È il dollaroni più schifoso più di tutti. Allora, dovevamo fare City, quindi vai City. Mario, l'ultima volta che tu hai giocato a Piggy probabilmente c'erano 5 mappe, ma il creatore di questa modalità è uno che lavora sodo e ora ce ne sono 9 e noi speriamo che ne escano anche tanto, altre. Bravo, è molto bravo questo qua, è uno che proprio ci dà dentro, cioè crede nel suo progetto, è lì che con l'asciugamano in testa e fa le cose, Cico, vero? Fa le mappe, la accappatoio. Bravo. Pigga come se non ci fosse un domani. È un maialone. Ok, pronti? Allora, io spero di essere io perché io non sono uscito maiale da tipo da no, tempi in memory. Devo inaugurare io, mi saranno dispiace. Tipo 4 episodi. Ma di più, 5. Di più. Una quantità di tempo che io non esco maiale, che mi sto praticamente piangendo. E via, no, vedremo il cancellino nuovo di Cico. Allora, vedremo il maiale di Cico. Per l'unica volta in vita tua non verrai boicottato, quindi giocatela bene, ok? Ok, va benissimo. Se mi prendi a me prima degli altri, ti giuro, qua veramente non cosa? Sto scherzando, ti tolgo dagli amici, ok? Una volta per tutte. Eccessivo così. No, perché non si può. Che qui oltre a Cico c'è anche un altro ambulante. È vero, in giro, è vero, c'è un altro ambulante che probabilmente come due. È molto pericoloso, molto pericoloso. Vieni qua Mario, ti insegno come si gioca qui. Allora, è molto difficile, bisogna prima di tutto tenere d'occhio Anna, perché Anna è molto pericolosa, vuole finire la mappa senza gli altri, quindi bisogna sorvegliarla. Magari rispondermi sarebbe una buona idea, Mario. Qui. Che cosa ne è dici? Possibile. Non è vero, no, ti stavo a seguire così tanto che proprio. Sì, dimmi di più. Dalle sì, tue labbra come Mario, il miele pende da un alveare. Bra, anche tu, esatto. Anna, molto sveglia, buongiorno. Buongiorno. Sei svegliata anche Piggy. Allora, magari da adesso in avanti, Anna, ci diamo una svegliata e apriamo la bocca per far uscire dei suoni. Ecco, sta già qua, raga, l'ho visto. Questo qui sulla sinistra è la nonna di Cico e non è quella giusta. Ok, allora come? È la nonna. Anna, magari dovresti stare dietro di me, non andartene per conto ma tuo. Ma sai com'è, c'è la nonna. Mannaggia Pippo. Porca miseria, Mario, te devi levare. Io mi faccio gli non è vero, non è vero, aiuto. Ma c'è anche aiuto, Cico, c'è aiuto, anche Cico con i suoi occhi aiuto. Spiritati. Attenzione, è un maiale, Cico. Cico, però devi. Ma veramente a me sembrava una tigre. Cico, fai schifo no, come ma maiale. No, cioè, ma non sta andando bene. Perché non so questa mappa. È difficile. Ma non è questione è di sapere la mappa. Cioè, dovresti essere un pochino più persuasivo come maiale. Ma che verso cioè fa una tigre? Non lo so. Roar, fa roar. Prendi questa. No, Anna, aspetta, che c'è. Cico, cosa stavi facendo? Una muore. No, Cico, se mi prendi a me. E niente, sono morta. Oh, è bellissimo. Come. Mamma mia, sta cagliando. No, ma hanno chiuso, aiutami. Cico. No, allora. No! Potevi prendere Mario, non che non serve a niente. Dai, seriamente! Ma l'hanno chiuso in stanza! Cico, non ma sei io, una sega! Era mia nonna, non ero io! Non ero io! Cioè, ma avete. Sono passati 2 minuti da me! E meglio sono rimasto da solo! E questo è perché tu dici seguitemi, seguitemi! Levati dalle balle! Ma cavolo, devi andare! Vado via! Mostro! Vado via. Ti tolgo dall'amicizia se. Ah, ma Mario, tu sei una sega! Scusa, spiegami che in che modo! Che puoi dire? Che puoi dire? Che voglio di quello stanza, l'ho detto! Cioè, non lo so! Fammi spiegare, che sono spiega. Arrivati questi due, mi hanno detto mo te menamo e m'hanno menato. Ti sei fatto corcare dalla nonna di Cico! È forte! Non è forte! Non è forte, è Cico! Cioè, letale, ma pensa che c'è anche un tetto qua sopra, ma assurdo! Ma vai, e tu dove cavolo stai andando? Che lì è l'ultima cosa dove devi andare. Però ho fatto una cosa buona. Ho messo una cosa. Cico, se te vedo. Se ma te io sono già perso, io sono perso. Cosa ti succede se ti vedo? Ti tolgo l'amicizia. Non vale in un sparare, modo. Non vale, ti dico, no, non, vale non ce l'ho la pistola. Non vale sparare, ma sono due purcelli e non vale sparare. Ho trovato l'erba. Mamma mia, adesso la vado a portare alla zebra. Che la zebra è una che. Ecco la zebra, l'ho trovata la zebra. Aspetta, è il moschettiere. Adesso ti do. Io ti do te l'erba. Vai, ti stura, Cico. Vai, che te la dà lei. Pigliala, Cico. Ma come è possibile? Sì. Enjoy. Godi come un riccio. No, tanto si piglia. Via. Tanto ti piglia prima o poi. No, poi scappa. Ti apre. C'è la nonna dietro. Comunque, ma questo è un problema. Seguire loro. Cose. Aspetta, che lo devo ti beggare. Te, Cico. Cos'è successo? L'hai rotta. Succedono queste cose. Ma io che sto incatenato. Aspetta. Ma vedi, ti vince. Oh, c'è mia nonna. Nonna, vai davanti, allora. Via, a sinistra.
Il problema è che mi avete lasciato solo. Io non so cosa devo fare. Anna, dimmi degli indizi, dai, cosa devo fare? Allora, dovevi prendere quella chiave azzurra che ti avevo detto. Non mi ricordo dov'è. Dov'è adesso, però? Nell'altro edificio. Tu adesso che inizia ad aprire le porte qui. E non posso, sono tutte chiuse. Non posso aprire niente. Ma al piano di sopra. Sono chiuse. Allora senti. Vabbè, vado al piano di sopra, dai. Bravo. Bravo. Apri. Entra nel buco. Va bene, perché la porta non si apre. Non c'è niente, Anna, è tutto basta. Ok, prova un'altra porta. Provo un'altra porta. Attenzione che c'è la nonna di Cico da qualche parte qua. Quella là è molesta. No, dietro. Sono tutte finte queste. Ma prendo le porte. Sono finte. Anna! Mannaggia, allora esci da qua dentro. Esco da qua dentro, dai. Però con da più lì, pe- da qui, lì, da qui. Bravo. Sono uscito. Ok, sono ora uscito. Vai a sinistra. Vado a sinistra. Meno male che Cicco è stupido e non mi trova. Vai. No, la tattica. Ah, sì, proprio tattica. Sinistra punto ancora. Dritto. Ok, c'è la nonna di Cicco. Oh, tua nonna 10 per tu comunque. È rotta, ok, è rotta, entra però. Da qui. Ok, sono entrato. Qui cosa devo piano trovare? Di sopra. Ma Mario, a cosa serve in tutto questo? Fai il tifo io almeno. Ehi, incentivami. Non so la mappa. Nessuno la sa, no. Forte, super forte. Che cringe. Pezzo di somaro. Questa è colpa di quel buco di Mario. Dai, Mario. Ti è piaciuta la tattica? Sì. Parole. Dai, facciamo un play. Cicco, magari. Allora, se dovessi ricapitare, Cicco. Chi è uscito? Mario? No, nessuno. È uscito nessuno. Mario, sei raccapricciante. Cicco, tu. Allora, tu non sei più mio amico. Io da qui. Io lo dico. Perché? Cioè, perché non ti voglio bene? Sì, esatto. Sono una persona di me. Non me ne frega niente. Lo dico apertamente. Non sono sportivo. Ok, in questa situazione. Su Piggy, nel resto delle cose, forse lo sono. Ma su Piggy, no. Non lo sai neanche nelle altre cose. Allora, tu stai zitta perché la tua sbanunaggine qua sta andando over the top. Quindi magari... Intanto, se allora, tu Mario, avessi seguito tu devi stare zitto perché sei un raccapricciante. Mario è un roito comunque. Qua lo dico e qua lo nego, non è possibile. Che vi combino vediamo, questo. Magari esci tu, sarebbe anche divertente. Chi è che non ha votato? Chi è il deficiente che neanche ha votato? Mario, sì, non è vero. Mario. No, io ho votato, sono stato cosa il primo a cliccare. Ma cosa stai dicendo? Primo. Ma chi pensi di prendere in giro con le tue mode? Ma stai zitto, ma chi vuoi prendere in giro? Adesso sono io, 100-100. Sono io. Mi andrebbe bene io. Anche se fosse Mario, però, perché non lo è mai stato, quindi no, ci si merita. Mario. E poi se è Mario, probabile che riusciamo a vincere. Grazie, credo. Grazie Santa Rosalia. Era ora, cioè, che porca miseria. Finalmente vedremo clowni. Guarda, era due settimane che non capitavo porcello. Cioè, io c'ho una maialaggine, poi andava in qualche modo sfogata, non era possibile. Bene, benissimo così. Dovevo divenire il maiale prima o poi. Non pensate male, siete dei maliziosi se avete pensato male. Ah, guarda che bello! Guarda che bello! Yeah, e noi è ci molto stavamo bello. Molto bello, e noi ci stavamo privando di questa bellezza. Guarda com'è sensuale. Tutto aspetta, zitti, zitti, c'è una musichetta? Beh, pure bellina, mi sa che la tengo. Come fa la musica? La metto più bella. Alta. Bella. Sì, è bella. Adesso entro nella parte Cicco, ti insegno io come si fa il mostro, perché tu nonna, non sai niente. Nonna è rotta, allora, nonna è tua rotta, nonna, via. Stai zitto, perché me la faccio al forno, ok? Quella maiala. Adesso. No, è un maiale. È un po' eccessivo. No, è giusto, perché è un porcello, bisogna mangiarlo. Al forno. Chicelli! Un innocente balena. Comunque sta musica sta un po' rompendo le scatole. Adesso la tengo ancora un po', poi dopo probabile che la abbasso, perché però è bella, perché ci sta bene. Ah, Cicco. Ti vedo non ancora. Non mi prendi, ti dico, non mi prendere mai. Questo lo dici tu, ma io sono il maiale pagliaccio. Sono un clownaccio. E adesso vi sturro. Dov'è Mario, che è quello più facile? Sono nascosto dalla vecchia, ah, io. Ah, perché c'è anche la nonna. Ah, sei lì, eh? Oh, peccato, raga. Che qui c'è il vetro, raga, e non posso passare. Chiusa, sembrerebbe proprio che voi abbiate una sfortuna proprio di quelle brutte, ma vedo un Mario. È chiuso però. Ah, Mario, ma Mario. Si porte? Mario. No, non mi puoi che bello, che goduria. Ok, ma mi rimangono due. Ma tu comunque sei un deficiente perché continuavi a sbattere sul vetro, cosa sei, una ma mosca? Non s'apro, non guarda che sono morta pure io. Come sei morta tu? Ma io non t'ho toccato. T'ho detto che mi ha chiuso la vecchia. Ma sono da solo, di nuovo. Anna, come ci si sente? Anna, allora, non è colpa mia. Io non sono capitato maiale da 16 anni e tu mi boicotti l'unica volta che io... Cicco è finito in una trappola. Sì, ma allora ditelo che volete che duro 3 secondi. Cioè, non ho capito. Pezzi di somaro. Mario, ma non è colpa mia, dillo alla nonna. Cioè,
ma non ti far sacagnare dalla nonna. Adesso la trovo. Ho chiuso, la nel prendo balcone, a panaccate. Nel balcone non c'è via d'uscita. Cico, per favore, non ti far prendere dalla nonna. Vinco, ma vinco, io vinco. Non speriamolo. Prova. Guarda. Ah, scommetto che non ha trovato niente, non ha aperto niente. E sta sì, contro qualche parete che adesso girò, eccolo là. Deficiente. Ma porca, non è possibile. Guarda via, che. Via. Scappa, Cico. E scappa. Cattica. Guarda, tutta io ne cattica. Sono anche felice perché voglio gustarmela questo round da maiale. Perché fosse per quella sballata. Mamma mia, Cico. Mamma mia, che cosa è successo? È morto, È morto? Fortissimo. No, certo, no, no. Cico, la nonna no. Io ti uccido, non la nonna no. Perché io voglio prendere le tue carni. Voglio. Nonna, levati dalle balle, perché adesso devo andare io. E abbi pazienza, con tutto l'amore del mondo, però devo andare io, perché aspettavo da un sacco qua con questa musica da circo. Ah, sei lì, pezzo di cavolo. Vieni qua. Vieni qua, ti ho visto entrare in questa stanza, fatti sai? Vedere, fatti vedere. Ah, sei fatti lì. Vedere un sei po'. Lì, aspetta che ti che adesso Uff, attappo yeah, tutto. Era lì, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Ma non è vero. Adesso lo chiudo perché da qui lui non può più scendere e la vendetta arriva tutta. Oh, ah! Sembrerebbe che sei fregato, pezzo di. Prendi le bananate, sì. Godine, godine di questo casco di banane, riccio. Bene. Allora, sono un po' soddisfatto, però Anna, sono molto arrabbiato con te. Ti sei fatta sacagnare allora, dalla io nonna. Ho fatto la stessa fine che ha fatto Cico contro di te. Facciamo play un'altra volta, amici. Magari esco di nuovo io, cioè me lo dovrebbe il gioco, visto che non sono uscito per 2 settimane. Magari una volta che esco 2 volte. Però, ripeto, mi andrebbe bene anche che uscisse Mario. Perché? Mo esco io sicuro al 100%. Mario, io ti consiglio di. Oggi è anche il giorno in cui è uscito Le storie del mistero, no? Io ve lo faccio rivedere perché adesso ma si io può trovare. Legge proprio adesso guarda, nelle mie mani. Io te lo compro a te, anzi, forse te l'ho anche già comprato, eh? Già fatto, le storie del mistero lo trovate sia su internet, anche se in questo momento è praticamente esaurito dappertutto perché ne avete comprate tantissime, però lo trovate anche nei supermercati che hanno la zona libreria e nelle librerie se da voi sono già riaperte, quindi raga non ve lo potete perdere assolutamente, mi raccomando, sta andando benissimo. Ma la mia copia quando arriva? La tua copia arriva quando arriva, perché c'è bisogno di aspettare qualche giorno, ma non so quando uscirà questo video, però le nostre dovrebbero arrivare a voi, dovrebbero arrivare il 21, ok? Il 21. Sto già aspettando, sto bene. Già aspettando. Ok, Cico invece a te. Sono tutta tremolante niente. Sulla sedia. A Cico più mia. Tardi perché vive nel Burundi e quindi ci mette un po' di più. Ok, quindi però è normale, non borbottare Cico. Mario. Bene, posso accettare questa uscita di Mario come maiale, dai, perché ma poi vinciamo per forza. Però ragazzi, c'è una precisazione da fare per quanto riguarda il mio amico Mario. Lui non è un maiale, ma è un cinghiale, perché è più barbuto grosso. Un po' no, grosso anche il maiale è grosso, però è più è selvatico, c'ha quell'odore di muschio anche, no, di foresta. Belle zampe. Mi raccomando. Voglio che sei aggressivo come per, se no non fa impressione. Quindi ci possiamo separare o dobbiamo morire come tonti pure oggi? No, 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 adesso. Ci possiamo separare, no. Ma diciamo tu non puoi insieme. Andare avanti. Cico viene con me invece. Vieni, Cico, adesso ci alleiamo. È il momento. Ma conosci, sì. Assolutamente. Ho trovato qualcosa io. No, io l'ho vista io, mi dispiace. No, l'ho trovata io. Allora, vaffanculo. No. Vieni con me, vieni con me, vieni con me, amico. Vieni, vieni. Però. Cos'è stato? Ah, c'è la nonna, attento! La nonna di Mario. Non si può passare lì, dobbiamo fare il giro. Allora, seminiamo. Sì, lo so. Prima di tutto, seminiamo la nonna. Mario, mi raccomando, impegno. Eccomi qua, sono arrivato adesso. Che tipo di maiale sei? Cioè, che tipo di cinghiale sei? Papà cinghiale? È un cinghiale occhialuto, sì. Allora, l'erba prendila tu, Cico. Io prendo la chiave. Gliela do subito a quello lì? Io direi di sì, così gli diamo una lezione a quel maiale cinghiale. Ma attento! Ehi! Attento, è rotta. Vai, vai, dai, dai, dai. Sì, siamo vivi. Gliel'ho dai, data, gliel'ho data, gliel'ho data. Cico, è un po' brutto qui, eh. Com'è da te? Com'è? Sei morta. Sei no, morto, no, no, io sto bene. A posto. No, no, vai via, vai via, vai via, somarone. Tranquillo. Dov'è, tranquillo, dov'è Mario? Dov'è Mario? Fuggito, adesso però Mario la zebra sta arrivando a darti la banana. La zebra è rotta. Ma cosa è successo? È contro un palo. Si è rotta la zebra. Si è rotta la zebra. Non è che sta messa tanto bene. Meglio così, così giusto. Bravo, bravo. Anche tu un po' di criceti morti nella. Però, togliamola da qui. Bisti, aiuta. Aspetta, no, aspetta che non vorrei. Oh, te l'ho inficcata. Aspetta, si è rotta di nuovo, si ribalta. Ma cosa c'ha? Vieni, Cico, andiamo. Ma Anna cosa sta? Non è che Anna sono sta finendo qui, il gioco. Sono qui, ho Anna, una carta. Che carta hai? Anna, quella verde. Anna, carte di Pokémon nuovi venga a prendere. Aspetta, attenzione, c'è una trappola. È deficiente, però. L'ho appena detto, ma non è possibile. Ho perso. Speriamolo. E invece no. Alla zebra mica mi rimena. Allora, di là c'è la chiave viola nell'ultima stanza. No, non ti rimena. Sta salendo. Mario sta salendo. Io l'ho giuccato, io l'ho giuccato. Anch'io l'ho giuccato. Anna no. Anna giuccalo. Anna, c'è la nonna. Cico! Us, la nonna. Aspetta. Dov'è la chiave rossa? Anna, ti devi. È questa. Anna, contribuisci. Sto contribuisci scherzando. Al parlare, Anna. Non me ne frega nulla se non me lo dici. Ma te faccia, corri.
Anna! Signora vecchia nonna! Che c'è? Mannaggia te! Non ti addormentare ogni 3 secondi! Ma porca! Ma che sta parlando e tu mi parli sopra? Cico, la chiave rossa! È qui, sto è qui! Non è lì, qui. Non è lì! Allora non è qui, è lo sai tu! C'è la chiave rossa! C'è Mario, c'è ecco Mario! Cico. Quel cinghiale con gli occhiali! C'è un cinghiale con gli occhiali che ti vuole sturare! Troviamo altra erba per la signorina che ne sembrava volenterosa. Io so dov'è! Ma qui dove la devo mettere? Anna, la vado a prendere! Seguimi, so io dove, qui dentro! Lo sa Cico, lo sa Cico! Va, guarda! Andiamo tutti insieme amici, siamo contribuiti! Ognuno che contribuisce al benessere della società, vai, non facciamo... No, scherzando, poi le Cico, sei un somaro, Cico, dov'è che bisogna andare qua? È lì sopra! No, non è qui, fidati, lo vedo! No, lo dici? Non è qui, tranquillo, lo vedi che è scemo! Aspetta, ho trovato... Questa è buonissima! Ok, Anna, abbiamo la chiave inglese, Anna, attenta! Buonissima, io vado a prendere l'erba per la zebrotta! Brava, Cico, attenzione, giochiamola, vieni, ti insegno! No, qui, così! Se tu ti metti, ok! Eppala! Oh, mamma mia, che juking! Come si aprono ste porte? Non so da dove uscire, Cico, non so da dove si esce. Mario ha attrappolato, da qui, il vetro non si vede. Via, rotti. Allora, Mario, sei una pipa, non hai preso ancora nessuno, fossi in te inizierei a preoccupare. Sto seguendo due, fermatevi un attimo. Non lo faremo mai. Allora, Anna, dai l'erba alla zebra, io ho aperto qua. No, ho trovato un'altra cosa. Molto brava, cosa bisogna fare? Corri via. Sto correndo. Ho trovato la chiave arancione. Ok, l'erba alla zebra però, che Mario ce ne vuole altre. Così dai l'erba alla zebra. Adesso sì che sei simpatico. Cico, la chiave inglese ci serve ancora o la possiamo scattapurrare? No, buttala. Ok, allora cerchiamo un'altra cosa. Salve, Anna, Mario! Io mi ricordo che l'altra volta che avevamo fatto la mappa... No, fine, però! Comunque... No, è stata rotta. Attento, Cico, c'è la nonna! Oh, ho trovato la chiave gialla, se serve lì, capito? Dove? Salta la trappola! No, io non l'ho saltata, arriva Mario e la nonna! Beitali! Okay. Attento, la nonna! Ok, dove... Non lo so. Sono stato gentile. Allora, cerchiamo di raccapezzarci, perché dobbiamo capirci, Cico... Dunque, tu vieni con me, uno di noi si salverà, io vado a destra, tu a sinistra. Yeah. No, ci salviamo entrambi, però dove dobbiamo andare? Cioè, cosa ci manca? Devo ci manca la chiave gialla. Io ricordo l'estintore, c'era un estintore, mi ricordo. E anche io lo so. C'era l'estintore, Anna, ti ricordi? Le fiamme. Sì, certo che c'era l'estintore. E dove cacchio? Cico, l'ho saccagnato. Ok, bene. Ottimo, allora mi impegno io di più per la porta in fondo, qui. Bravo, lì. Sì, c'è l'asse di legno. C'è un botto di roba, è vero. Mario, dove sei? Eccolo lì. Ma è scemo, è scemo. Mario, io passo da qua e ti frego. Guarda, la nonna. Mamma mia, che juking. No, sono rimasto bloccato. Oh mio Dio, che juking. Allora, qui bisognava mettere l'asse di legno, mi ricordo, questa è una novità, abbiamo scoperto e si mette qua. Ok. È uno. Però adesso, Anna, mi devi aiutare di più. C'è Mario sul tetto. Che c'è dietro di te? Dove? Cosa c'è? Chi? Vai, scendi, corri, scendi. Mi devi dire cosa devo prendere, Cico. Cosa devo prendere? Amici. La chiave arancione. Signora, la tessera. Ok, tessera arancione. Ma qua è un po' un problema perché... Dov'è Mario? Mamma mia, incredibile! Sono io il mondo! Incredibile! Come ho fatto? Tutto okay. Rotto. Dov'è? Esci da lì! Niente, mi ha preso. Vabbè, sì. Allora, non accetto questa sconfitta assolutamente. Oggi ce la faccio. Fate play. È la mia rivalsa, play. Questa. Sono arrabbiatissimo. Arrabbiati, furioso, furibondo. Allora, play. Tutti? Chi manca? Mario, sempre. Ma play, no, non è cinghiale col muschio lì sulla schiena. Adesso, se esco io... Vi distruggo, se non esco io vinciamo 100%. Allora adesso dovrei essere io. Ok, no. Si vince, no. Facile. Tu no. Sarò io di nuovo, Cico, perché qua bisogna crederci. Bisogna crederci. Quello che dice più forte le storie del mistero è Storia del mistero. Mannaggia Pippo. Vai, City sempre. Dobbiamo votare la mappa. City, se sono io vi scanno a tutti, una cosa incredibile proprio. Cioè vi rovino. A Mario gli scrosto il muschio dalla schiena, a Cico invece perché io gli faccio ballare il tango perché a lui gli piace. Ad Anna, mamma mia. Ma chi ha votato il circo? Io, è più bello. Sei un deficiente grosso proprio di quelli proprio. No, mi piace di più. Quelli un scemone proprio grande. Adesso esco io, siete pronti? Perché
potrebbe essere per voi un dolore, cioè potreste sperimentare una delusione, capito? Certo, come però no. Tuttavia sarò io, se non fossi io la prenderò bene comunque, perché non è che mi interessa così tanto esserlo. Ed è... cioè soltanto una che porca mia. Miseria, Anna, vince, mannaggia, allora, Pippo, non esiste. Vince, e allora? Oh, sentite, l'unico porcello nuovo che non si era visto era il mio. Quale eri tu? Non mi ricordo. Vedrai, è una sorpresa. La zebra eri tu. Quella, no, è una sorpresa. Quella con quel fioretto, vedi che c'ha la spada lunga e sottile. Quello lì è... così sarà ancora più difficile, perché non saprete quale è buona e quale è cattiva. Lunga e sottile, come... avete capito, no? Non ho capito io. Io ho capito. Andiamo a cercare le cose, che bisogna completare il livello bene e dare uno smacco ad Anna, perché se lo merita. Però voi siete... Oh, ho trovato qualcosa. No, non hai trovato. Allora, io non credo di voler... Mario, qual è l'obiettivo di questo gioco? Vincere. Come la si vecchia, vince? La vecchia qua, si deve uscire dalla mappa. Bravo, interessante. Cicco. Da dove si scappa da questa mappa? Dai. Ma certo, da lì, dal cancello. Dai, bravo. Ok, mamma, la vostra mia, preparazione è sopra la media, devo dire. Mi aspettavo di peggio. Però, tuttavia, devo dire pure che secondo me con voi. Cosa c'è? Hai trovato qualcosa? La chiave rotta di quella rotta che abbiamo trovato prima lì. Aiuto! Non mi ricordo. Io la vecchia. Ci becchiamo lì. Non ho capito dove. Capisci meglio. Ho visto Anna. Una chiave rotta, ci becchiamo lì. Non visto me. Eccola, mamma mia, hai capito. Mamma subito, mia, siamo veramente sulla stessa lunghezza d'onda, non come Mario che è andato a fare il cinghiale da qualche parte. A raspare. Questa la prendo io. Sì, tranquillo, mi ricordo anche. È rotta, c'è Anna. C'è Anna rotta? Ah. Sì, la rottissima. Non ti preoccupare, perché sta anche facendo schifo a fare il mostro, Anna, che non dice niente. Anna! Perché no, non è vero che sta facendo schifo. Io l'erba e tu la chiave. Quella. Cicco, svegliati, porca miseria. Andiamo. Ho tolto la tagliolina. Qui davanti. Sei bravo, Cicco, passa bene che Anna è... Oh, si sta mimetizzando, guardala. Brutta. Ma che schifo. No, vaffanculo. Sì. Attenzione alla maglia. Niente. Ma come? La nonna era un pischiato. Vabbè, non ci credo. Non fa niente. Per questa volta ci fermiamo qui, la prossima volta 100% vinciamo, non so se l'avevo già detto, però questa volta davvero. Ma come torniamo e finiamo così? Mi dispiace. Lion, Anna, Mario e Cicco out! Ciao!